Quando i debiti aziendali iniziano ad appesantire le uscite di cassa, gli imprenditori si ritrovano sopraffatti dall'ansia e dalla paura e, nei casi più gravi, dalla disperazione. Sentono che il futuro della loro azienda gli sta sfuggendo dalle mani e si affannano alla ricerca di una soluzione. Si aggrappano a qualsiasi speranza, gli basta individuare una strada qualunque. E in certi casi sono disposti perfino a saltare nel vuoto pur di liberarsi dal fardello della gestione di un'impresa indebitata, al punto da diventare ingovernabile. D'altra parte, il debito accumulato da una PMI porta con sé una serie di sfide tecniche non trascurabili per un imprenditore. E più l'azienda è piccola e poco strutturata, più diventano sfide impossibili. Il controllo e l'equilibrio dei flussi di cassa diventa cruciale, così come la gestione millimetrica della tesoreria e le decisioni sui pagamenti ai fornitori, ai dipendenti, alle banche e al fisco, che diventano strategiche. La ricerca di liquidità, della liquidità si trasforma in una sfida quotidiana e, lavorando in queste condizioni, il rischio di incamminarsi nella direzione sbagliata, a prescindere dal fatto che la decisione dipenda proprio dall'istinto o dallo sbrigativo consiglio di un professionista distratto, aumenta in maniera esponenziale. D'altra parte, quando la pressione è palpabile, è normale che la visione strategica sul futuro dell'azienda si annebbi. Si iniziano a commettere errori che in condizioni normali non si sarebbero mai fatti. Uno di questi riguarda ad esempio il taglio lineare delle spese correnti. Succede quasi sempre una cosa del genere. Di fronte alla prospettiva di un disastro finanziario, la reazione istintiva è quella di tagliare. Tagliare ovunque si può per alleggerire l'impresa dalla zavorra che la sta trascinando verso la crisi. La speranza è ridurre i costi, ripagare i debiti e salvare la barca che affonda. Questa prima mossa però spesso viene portata avanti commettendo un errore piuttosto grossolano. I tagli vengono effettuati in maniera lineare, per più alla rinfusa senza un'analisi mirata delle conseguenze. Spesso i primi sacrifici cadono su aree cruciali per la continuità aziendale, come le vendite, la promozione, la pubblicità, che ironicamente sono quei costi che dovrebbero portare nuova linfa vitale all'azienda, ma vengono tagliati. Nel frattempo l'imprenditore cerca un porto sicuro dove tentare di riparare le falle, nella speranza che l'azienda resisti e resti quantomeno a galla. Chiedere aiuto ai propri professionisti di fiducia, che spesso non hanno le competenze per traghettare l'azienda fuori dalla tempesta. Questi consulenti, per quanto bravi nel loro campo di specializzazione, non hanno l'approccio tipicamente imprenditoriale necessario per affrontare la crisi finanziaria di una PMI. Manca loro la prospettiva globale, l'occhio che va oltre i numeri e riesce a comprendere l'insieme delle strategie aziendali, le implicazioni e le implicazioni finanziarie delle soluzioni ai problemi di indebitamento. L'avvocato, dinanzi a un decreto ingiuntivo della banca, quasi certamente ti proporrà di intentare causa o fare opposizione, quantomeno per guadagnare il tempo utile a racimolare qualche spicciolo per ricominciare a pagare gli arretrati. In questo modo però ignora completamente l'unica conseguenza a cui porterà questa azione, cioè un peggioramento delle relazioni banca-imprenditore e quindi il totale inasprimento da parte dell'istituto di credito, che farà terra bruciata intorno al titolare dell'impresa, il quale in questo modo avrà sempre meno margini per rinegoziare le condizioni del rientro. E vogliamo parlare di commercialisti? Se ti va bene, il tuo è bravo a fare il suo lavoro, ti suggerisce di chiedere altri soldi alle banche per pagare almeno le tasse e essere a posto col fisco. Peccato che in questo modo ti giochi quelle poche carte che hai in mano per ottenere denaro che effettivamente non ti porta a nulla, se non a altri debiti da pagare. Ma può andare anche molto peggio, perché ad esempio ti possono proporre il concordato preventivo o la liquidazione volontaria, che sono altre due soluzioni molto comuni tra quelle proposte dai consulenti tradizionali che affiancano gli imprenditori. Ma sono due soluzioni che possono diventare fatali. E quindi come fare? La strada per uscire dall'indebitamento è tortuosa, ma non impossibile da percorrere. Innanzitutto bisogna evitare di procedere alla cieca e affrontare i problemi dalla giusta prospettiva è fondamentale. Serve un approccio strategico che parta da un'analisi completa dello stato dell'indebitamento e delle relazioni con le singole controparti, ma anche da una valutazione ponderata della struttura dei costi e dei rendimenti attesi dagli investimenti. Riuscire a riconoscere le criticità che si generano dietro le azioni più comuni è essenziale per riuscire a fermarsi in tempo. Vuoi sapere come fare? Prenota la tua copia del libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Scorrendo tra le pagine del manuale scoprirai, tra le altre cose, le criticità dei rimedi tradizionali alla crisi d'impresa e imparerai a valutare se le soluzioni proposte e il prezzo da pagare sono in linea con le tue aspettative per prendere decisioni più consapevoli e orientarti nella giusta direzione. Se Marco lo avesse avuto tra le mani nel momento in cui ha preso le sue prime decisioni sulla gestione dell'indebitamento della sua azienda per fermare l'emorragia di denaro che lo stava dissanguando, forse oggi sarebbe al timone di un'azienda in crescita e destinata a durare a lungo. All'epoca d'oro della sua attività, Marco aveva costruito un impero nel settore dell'elettronica. La sua azienda era rinomata per la produzione di dispositivi elettronici avanzati. Aveva investito tempo, passione e risorse per far crescere il suo sogno imprenditoriale e il successo era stato fenomenale. L'impresa prosperava, i profitti aumentavano e l'azienda sembrava invincibile.
stabile. Ma il successo non è eterno, le aziende hanno un ciclo di vita proprio e Marco lo ha scoperto quando il suo mercato ha iniziato a contrarsi. I suoi concorrenti stavano introducendo prodotti simili a prezzi inferiori, la domanda stava calando e i margini di profitto si riducevano. L'impatto di questi fattori sulla liquidità aziendale era stato devastante. I flussi di cassa non bastavano nemmeno a coprire le spese correnti e l'azienda era costretta a indebitarsi contraendo nuovo debito per pagare quelli precedenti. Per salvare la nave che stava affondando, Marco aveva preso decisioni frettolose, guidato dalle emergenze per lo più. Aveva iniziato a ridimensionare i reparti di supporto, come l'assistenza clienti e l'amministrazione interna, e a ridurre le provvigioni della rete vendita. Era convinto che, tagliando le spese, potesse ridare linfa all'azienda. Quindi aveva ridotto gli investimenti pubblicitari e chiuso il reparto di ricerca e sviluppo. Tutto era stato ridimensionato per risparmiare denaro, ma non aveva valutato l'impatto di queste decisioni sui futuri guadagni e sul mantenimento dei clienti esistenti. La società si stava arenando. Messo sotto pressione dalle banche, Marco si era affidato a un mediatore creditizio presentatogli dal commercialista di fiducia. E quando ci ho parlato mi ha detto testualmente: se si fidava lui, potevo farlo anch'io. Era un ex dipendente di banca, diceva che era uscito dal sistema perché non condivideva le dinamiche con cui le banche spennavano gli imprenditori e si era messo in proprio per aiutarle. Mi sembrava l'uomo giusto. E in effetti la sua è una situazione parecchio intricata. Diverse linee di credito, anticipi fatture, fidi, una collezione di finanziamenti che cubavano rate per circa 20.000 euro al mese. Vuoi sapere qual è stata la soluzione miracolosa proposta dal mediatore per sanare la posizione di Marco nei confronti degli istituti di credito? Quella di consolidare il debito. Ho spiegato tutti i limiti di questa soluzione nel libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Praticamente Marco aveva approvato un harakiri. In apparenza l'idea di consolidare i debiti sembra una strategia saggia, perché raggruppi tutti i debiti in un unico prestito da rimborsare e gestisci con un solo piano rateale il rimborso di tutto il debito contratto. La realtà però è un tantino diversa, perché il primo rischio che corri di fatto è quello di avere l'illusione di aver risolto il problema. Il consolidamento del debito non elimina l'indebitamento, lo trasforma soltanto e di solito lo trasforma in una forma più conveniente per la banca. I debiti non vengono rinegoziati davvero, non c'è una trattativa vera e propria, vengono solo ricontrattualizzati in una forma tecnica che riconosce alla banca più garanzie e una maggiore remunerazione in termini di interessi e commissioni. All'inizio nemmeno ti rendi conto delle conseguenze dell'operazione. Oltre alle maggiori garanzie contrattuali offerte dalla banca per un debito già contratto, che quindi non risolve il problema, aumentano i costi e quindi si riduce la redditività dell'azienda e con essa la capacità di rimborsare l'indebitamento. Sebbene il consolidamento porti a rate più basse di quelle delle linee di credito che va a chiudere, estende la durata del piano di rientro, generando inevitabilmente maggiori flussi di cassa in uscita. Quindi l'azienda finisce per pagare di più nel lungo periodo. Spesso inoltre è necessario firmare delle fiduciarie per importi più alti o aggiungere garanti alle esposizioni già concesse. Questo mette a rischio ulteriormente il patrimonio personale dell'imprenditore e limita la flessibilità finanziaria dell'azienda, dato che tutti gli istituti di credito, presa visione delle maggiori garanzie, avanzeranno richieste simili a quelle della banca consolidante. In tutto questo non ti focalizzi sugli interventi necessari a eliminare le cause del sovraindebitamento. E se l'azienda non affronta le deficienze operative o non riesce a ristrutturare i processi per migliorare la redditività, il consolidamento del debito diventa un palliativo temporaneo anziché una soluzione definitiva. Il consiglio del mediatore creditizio che Marco aveva ingaggiato non aveva tenuto conto di questo quadro d'insieme. Aveva ignorato il collegamento tra la strategia aziendale e le esigenze finanziarie. Quando Marco è entrato nel nostro programma di assistenza operativa, il livello di indebitamento raggiunto dalla sua azienda aveva completamente azzerato la redditività aziendale. Le scelte fatte senza una visione strategica e senza considerare le conseguenze avevano peggiorato la situazione iniziale, portando l'azienda sull'orlo del baratro. Il percorso che abbiamo seguito con Marco per superare l'indebitamento è stato arduo, ma siamo riusciti a traghettarlo fuori dall'inferno in cui era finito. Vuoi sapere com'è? Scoprilo leggendo il libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Per soli 37 euro puoi scoprire tra l'altro le criticità dei rimedi tradizionali alla crisi d'impresa e puoi imparare a valutare se le soluzioni proposte e il prezzo da pagare sono in linea con le tue aspettative per prendere decisioni più consapevoli e orientate nella giusta direzione. Ho pubblicato Diventa libero dei debiti aziendali per fornire agli imprenditori le soluzioni più efficaci per la gestione dell'indebitamento che ostacola la crescita delle PMI, mettendone a rischio la continuità. Leggendo il libro imparerai a valutare lo stato di difficoltà della tua azienda già a partire dai primi segnali di crisi. Scoprirai i limiti delle soluzioni tradizionali ai problemi finanziari delle piccole e medie aziende e capirai come non affrontare la crisi, a prescindere dalla sua gravità.
Attraverso la narrazione di alcuni casi studio conoscerai il nostro metodo per la gestione dell'indebitamento, i suoi effetti su aziende prese in momenti differenti della crisi e i principi fondamentali sui quali basare il risanamento della tua impresa. Troverai le istruzioni per preparare il piano di risanamento della tua azienda e superare la crisi finanziaria che rischia di distruggere il tuo sogno imprenditoriale. Nel manuale ho cercato di riassumere in maniera organica le linee guida da seguire per progettare e realizzare la strategia di ristrutturazione aziendale necessaria a un'impresa in difficoltà a causa dei debiti. Potrai seguire anche tu il percorso che ha permesso a più di 1300 imprenditori di liberarsi dalla zavorra dei debiti, di tornare a dormire sereni e di risvegliarsi per sempre dall'incubo della crisi, anche se quando hanno iniziato a lavorare con noi pensavano di non avere più speranze. All'interno del libro troverai strategie e tattiche applicabili per ogni stadio di difficoltà, dai primi segnali di crisi fino allo stato di insolvenza. Leggendolo imparerai a valutare con precisione lo stato di salute della tua impresa e a riconoscere i segnali di crisi per intervenire e prevenire le conseguenze più gravi dei problemi aziendali, acquisendo tutti gli strumenti necessari per agire in maniera efficace sulle cause. Scoprirai i 12 segnali di crisi aziendale che puoi riconoscere anche senza controllo di gestione e imparerai a intervenire in modo efficace non appena le identifichi uno, grazie a procedure specifiche per eliminare le minacce prima che la situazione degeneri. Potrai scoprire e applicare il test RDC, cioè il test rischio di crisi, per valutare in poco più di 30 minuti quanto la tua impresa sia in rischio e ottenere risposte concrete e soluzioni per evitare la crisi grazie a una procedura di anamnesi che non richiede calcoli complessi. Scoprirai le criticità dei rimedi tradizionali alla crisi d'impresa. Imparerai a valutare se le soluzioni che ti propongono e il prezzo da pagare sono in linea con le tue aspettative, per prendere decisioni più consapevoli e orientarti nella giusta direzione. Conoscerai le 5 criticità che i professionisti tradizionali trascurano nel gestire la crisi aziendale e capirai come valutare tra le loro proposte quelle più adatte al tuo caso specifico, in modo da proteggere la tua impresa da interventi dannosi e da assicurarti che ogni passo verso la soluzione rafforzi o quantomeno non indebolisca la tua azienda. Scoprirai i limiti e le insidie della procedura di liquidazione volontaria, acquisendo le informazioni necessarie per valutarla in base alle condizioni della tua azienda e per capire se rispecchia realmente ciò di cui la tua impresa necessita. Scoprirai perché il concordato preventivo non salverà la vita della tua impresa, comprendendo appieno lo scopo di questa procedura concorsuale e la sua più frequente evoluzione, per valutare in modo oggettivo se è allineata ai tuoi obiettivi e desideri, evitando sorprese e decisioni poco informate che possono costarti caro. Capirai perché quasi tutti i piani di riduzione dei costi falliscono nel loro obiettivo e indeboliscono l'azienda, ed imparerai a evitare gli errori comuni per realizzare una spending review efficace che migliora i risultati aziendali e non si limita solo a tagliare le spese. Scoprirai se e quando puoi risanare la tua azienda tramite le procedure stragiudiziali senza rischiare di commettere reati e quando invece sei obbligato a portare i libri in tribunale, imparando a valutare la fase della crisi della tua azienda e a scegliere il percorso di ristrutturazione più efficace e sicuro in funzione dello stato di difficoltà. Scoprirai le strategie e le procedure di ristrutturazione del debito che abbiamo applicato ad aziende come la tua, imparando a liberarti dall'indebitamento ispirandoti ai nostri casi studio, grazie ai quali capirai come riprendere il controllo della tua impresa, migliorare i margini di profitto e ristrutturare il debito aziendale. Scoprirai quali soluzioni abbiamo adottato per fronteggiare la crisi di una PMI che abbiamo seguito a partire dalle prime avvisaglie di difficoltà, anticipando gli interventi risolutivi per evitare di accumulare debiti non produttivi e per minimizzare il costo della ristrutturazione dell'indebitamento, a beneficio della crescita futura dell'azienda. Imparerai a gestire l'indebitamento bancario in modo proattivo, studiando uno dei nostri casi di successo, e scoprirai come evitare segnalazioni di sofferenza che impediscono l'accesso al credito anche quando sei in difficoltà finanziaria, e come fare a negoziare accordi di ristrutturazione con le banche per ottenere il miglior risultato possibile per la tua impresa con il minimo sacrificio. Scoprirai come non si deve affrontare una crisi aziendale attraverso lo studio del caso Melegatti e imparerai a evitare gli errori fatali che hanno trasformato una difficoltà temporanea di questa famosa azienda in una crisi grave, in modo da trarre lezioni pratiche per gestire in modo corretto l'indebitamento della tua impresa e anticipare la ristrutturazione aziendale per far prosperare la tua attività e non farla sopravvivere come è successo a loro. Imparerai a risanare un'azienda che non produce profitti grazie a un piano efficace di ristrutturazione del debito per intervenire in modo tempestivo sul fronte delle uscite connesse all'indebitamento e riportare la tua azienda sul sentiero della redditività positiva, in modo da trasformare i numeri in rosso in un lontano ricordo.
Scoprirai il nostro sistema collaudato di controllo dei costi e ottimizzazione dei ricavi ed imparerai a tagliare le spese superflue senza sacrificare la crescita aziendale per realizzare una spending review che ti permetta sia di ripagare i debiti che di aumentare la redditività derivante dalle vendite. Troverai una guida passo passo per risolvere i problemi di indebitamento della tua impresa e preparare in autonomia un piano di risanamento aziendale efficace grazie a una procedura dettagliata che ti permetterà di farlo meglio di tanti sedicenti esperti. Imparerai a preparare un'analisi SWOT specifica per le imprese in difficoltà finanziaria in modo da acquisire una visione chiara delle priorità da affrontare, dei punti di forza sui quali fare leva e dei punti di debolezza da eliminare, identificando le minacce alla continuità aziendale e le opportunità da sfruttare per ristrutturare il debito seguendo un piano d'azione efficace. Imparerai le 6 mosse strategiche da fare per risanare la tua azienda e spegnere l'incendio della crisi, identificando e risolvendo i problemi di indebitamento dovuti a errori del passato che oggi frenano la crescita di un'attività altrimenti sana, così da porre fine alle problematiche e ripartire su basi solide. Capirai perché e quando affidarsi a un professionista per la ristrutturazione del debito aziendale può diventare un investimento strategico per evitare errori comuni nel fai da te e sfruttare l'esperienza e le competenze di chi ha già affiancato altri imprenditori nel percorso per liberarsi dall'indebitamento. Se ti interessa tutto questo, puoi acquistare il libro Diventa libero dei debiti aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Diventa libero dei debiti aziendali è un manuale da cui ricavare informazioni, procedure e suggerimenti per evitare errori di gestione dei problemi aziendali e prevenire le conseguenze di una crisi irreversibile. È un testo progettato per fornire tutte le indicazioni operative di cui un imprenditore ha bisogno per liberare la propria azienda dall'indebitamento in eccesso. Secondo me, tutte le imprese che hanno ancora la capacità di servire i propri clienti possono essere salvate. Anzi, credo che gli imprenditori che le guidano meritino di essere aiutati a trovare una soluzione ed è per questo che ho scritto Diventa libero dei debiti aziendali. Per fornire loro una guida contenente le soluzioni più efficaci per la gestione dell'indebitamento che ostacola la crescita delle PMI, mettendone a rischio la continuità. Credo che solo le aziende che non hanno più clienti né risorse per trovarli andrebbero chiuse e messe in liquidazione per pagare i propri debiti. Per quelle attive una soluzione può e deve essere trovata. Quanto questa soluzione possa diventare costosa e piena di conseguenze negative dipende solo dal momento in cui si interviene sulla crisi. Prima si inizia, meno danni si subiscono e meno si spende. Quindi più persone si aiutano. Se trovi il modo di andare avanti e rilanciare la tua azienda anche facendo un passo indietro, ridimensionandola in modo da farla diventare piccola ma profittevole, tutti i soggetti coinvolti nella sua esistenza ne riescono a trarre un beneficio in un modo o nell'altro. Quindi devi fare uno sforzo per te e per la tua famiglia, ma anche per i tuoi creditori. Se decidi di reagire e di non arrenderti, lo fai anche nel loro interesse. E anche se magari sarai costretto a forzare la mano, a chiedergli uno sforzo particolare, a negoziare l'importo dei debiti da rimborsare e i termini di pagamento, alla fine lo farai per loro. Mollare tutto, arrendersi, tirare i remi in barca e dichiarare fallimento, o peggio ancora, chiudere e riaprire sotto un altro nome, sperando che nessuno se ne accorga, equivale a scaricare il peso del debito della tua azienda su fornitori, dipendenti, banche e perfino sullo Stato. Sì, lo so che dello Stato te ne frega poco, magari, ma se ci pensi bene, lo Stato sono anche i tuoi figli, che pagheranno un giorno tasse più alte per coprire il buco nero del debito pubblico. E poi, vuoi mettere la soddisfazione personale di aver raschiato il fondo del barile ed essere tornati a galla più forti di prima? Ma fino a dove è giusto spingersi per salvare l'azienda? Secondo me la discriminante tecnica sta nelle intenzioni e nel rispetto delle prescrizioni di legge. Se l'obiettivo è quello di rendere l'azienda finanziariamente più forte e in caso di crisi di salvarla ripagando i debiti nei limiti del possibile, allora ogni iniziativa può diventare lecita. Per mia scelta, ad esempio, non lavoro mai con imprenditori che vogliono utilizzare la mia specializzazione e le competenze della mia squadra per risparmiare sui debiti da pagare. Il risparmio è sicuramente un risultato essenziale della nostra attività, ma si incastra in un discorso più ampio, fatto di investimenti, sopravvenienze, risanamento dei conti e rilancio industriale. Se ti interessa scoprirne di più, devi leggere il libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Riceverai un manuale cartaceo pensato per fornire istruzioni pratiche agli imprenditori che vogliono liberarsi dalla zavorra dei debiti, vogliono tornare a dormire sereni e vogliono risvegliarsi dall'incubo della crisi. Un testo scritto con un linguaggio semplice, diretto e di facile comprensione che contiene soluzioni immediatamente applicabili senza inutili teorie. Diventa libero dei debiti aziendali è stato pensato per condividere con gli imprenditori come te le strategie che io e il team di professionisti che lavora insieme a me adottiamo per risolvere i problemi di liquidità aziendale e liberare le imprese e i nostri assistiti
crediti dai debiti, attraverso il metodo di Domenico. Acquistandolo, di fatto riceverai una sorta di bignami delle procedure del metodo di Domenico dedicate alle aziende in difficoltà, quelle che normalmente applichiamo per la risoluzione dei problemi di indebitamento e per il risanamento aziendale. Al suo interno ho racchiuso tutto quello che ti serve sapere per liberare la tua azienda dai debiti. Ne sono venute fuori 424 pagine di consigli, casi studio, strategie, procedure, suggerimenti e azioni concrete che potrai mettere in pratica da solo con l'aiuto di un consulente disposto a studiarsi il contenuto del libro. Tra le altre cose, nel manuale troverai un'analisi dettagliata dei segnali di difficoltà per riconoscere tempestivamente i sintomi di una crisi e agire di conseguenza. Una valutazione critica delle soluzioni tradizionali per risolvere i problemi finanziari delle aziende, per evitare errori comuni e scegliere l'approccio più efficace per la tua situazione. Casi reali e testimonianze di imprenditori che, grazie al metodo di gestione del debito spiegato nel manuale, hanno superato il loro momento di crisi e raggiunto l'equilibrio finanziario. Una guida passo passo per elaborare il piano di risanamento della tua azienda che ti consentirà di superare la crisi finanziaria e di costruire un'impresa solida e prospera. Grazie al manuale potrai costruire il piano operativo per liberare l'azienda dai debiti e renderla libera di svilupparsi come merita, a prescindere dalla fase di declino in cui si trova. Le procedure indicate sono state testate per essere applicate ad una PMI a partire dai primi segnali di crisi e fino allo stato di insolvenza, quando tutto ciò che resta da fare è portare i libri in tribunale. Basterà il contenuto del libro a salvare la tua azienda? Sinceramente non lo so. Io non so come sia messa la tua impresa, quale sia la sua attuale condizione finanziaria, quali rischi corri, che posizioni scoperte hai, quali punti di forza potresti usare in una trattativa per sistemare la tua attività. Ma so che senza conoscere le informazioni contenute nel manuale rischi di fare molti errori nella gestione del debito della tua impresa che possono trasformare una situazione di difficoltà temporanea in una crisi senza rimedio. Diventa libero dai debiti aziendali è un manuale pensato per evitarti tutto questo. Acquistalo anche tu cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.